Ciao a tutti, io sono Bandit XP e oggi con questo video voglio iniziare una piccola serie dove ogni volta vi racconterò la storia di alcune invenzioni del passato. Oggi vi parlerò del Turco, la macchina che sapeva giocare a scacchi. La sfida tra uomo e macchina nel gioco degli scacchi non è cosa recente, ma risale a molti secoli prima l'invenzione del computer. Il progenitore di Deep Blue, il celebre computer dell'IBM che sconfisse Kasparov nel 1996, era completamente meccanico e fu costruito nel 1770 da un nobile ungherese. Il suo nome era Wolfgang von Kempelen e presentato alla corte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Il primo automa che simulava un giocatore di scacchi risale insomma al 1770 e si chiamava il Turco. La macchina aveva infatti le sembianze di un uomo medio orientale, testa fasciata da un turbante, braccia meccaniche per muovere i pezzi ed era collegato a una grossa scatola piena di ingranaggi con cui il robot elaborava le mosse. Tra il 1770 e il 1783 il Turco si esibì in quattro occasioni pubbliche, a Vienna, in Russia, a Parigi e a Londra. Sfidò addirittura Napoleone e fu studiato da Benjamin Franklin e dal poeta Edgar Allan Poe. Alla morte dell'inventore nel 1784 fu venduto l'astronomica cifra di 40.000 franchi. In realtà il robot non era affatto un capolavoro di tecnologia. Esso nascondeva al suo interno un nano che riproduceva la partita su una piccola scacchiera, illuminandola con una candela, ed azionava manualmente le braccia meccaniche del manichino per eseguire la mossa. Nessun software scacchistico anti-litterma, insomma, ma una truffa molto ben congegnata. Il finto automa fu rivenduto per soli 400 dollari al Museo di Filadelfia, dove andò distrutto durante l'incendio che devastò la città il 5 luglio 1954. Oggi l'intelligenza artificiale di motori scacchistici come Hydra e Fritz supera sistematicamente l'intelligenza umana dei più grandi maestri, ma il Turco rimarrà sempre la prima macchina che gioca a scacchi della storia.